Prendiamo la sera del dì di festa. In questo testo poetico si nasconde un pensiero profondamente filosofico. La critica su questo testo è rimasta piuttosto confusa. È un testo che non ha un centro. C'è un paesaggio lunare, illuminato dalla luna, c'è una donna improvvisamente che appare, che non si capisce da dove venga, che dorme. Poi c'è l'io che si affaccia, guarda fuori dalla finestra. Beh, insomma, ci siamo dimenticati di un fatto. Questo testo in tutte le redazioni porta un titolo, che è la sera prima del giorno festivo, poi nella seconda redazione del dì di festa. Il centro della poesia è questo, è il giorno festivo. La festa è presente in Leopardi con una assiduità straordinaria. È presente nel sabato del villaggio, è presente nel passero solitario, è presente nelle ricordanze. Dies festus, il giorno della festa per gli antichi, è il giorno in cui si rivela il Dio. L'aspetto del Dies Festus è l'aspetto dell'apparizione di un Dio che non si rivela. Cioè, in questa notte non esiste la rivelazione. Non esiste l'apparizione rassicurante, non esiste appunto il perché delle cose. Quando la festa è finita, appunto, ritorna la consapevolezza del destino che attende l'uomo.